ottava edizione del campionato europeo di Canadariva nello splendido scenario di San Benedetto del Tronto. Un campo gara che ha dato i suoi frutti e che darà i suoi frutti con una scogliera che veramente dove dovrà uscire veramente il pesce di galla e dove ci si aspetta grandi risultati dalle nostre nazionali. Cinque sono le nazioni che sono ospitate in questa competizione, ci auguriamo di un risultato eccezionale. Thank you.
voglio un bello momento. 8 pesci. Due, sette, cinque. Cinque pesci. Cento. Sei pesci. 351. 351. Sei pesci. 97, 97. Ci tenevo in modo estremamente particolare perché questa era la volta che tornavamo in Italia dopo gli avvenimenti del 2011 con squalifiche, discussioni e annullamento del campionato, insomma una cosa veramente brutta, quindi bene, direi che è andato tutto perfettamente bene, senza grandi intoppi, senza motivi di recriminazione da parte delle altre nazionali che, ribadisco, ci hanno fatto tutti i complimenti, quindi per quanto mi riguarda è un bel campionato. Poi vabbè, il risultato è ottimo, quindi questo lo fa diventare ancora più bello, ma a prescindere dal risultato, ribadisco, a me interessava molto che l'Italia facesse una figura organizzativa e di correttezza assoluta. Terzo classificato, Federico La Spesa Italia. Qua siamo classé, Federico La Spesa dell'equipe italiana. Il secondo classificato che è Massimo Bacchiani Italia. Primo posto per la classifica individuale per Jacopo Collavoli Italia. È stato un campionato abbastanza difficile, sia sotto il punto di vista meteo marino che sul punto di vista degli atleti che ci hanno dato battaglia in questa gara importantissima. Il Club Azzurro, c'erano previsioni diverse, ci si aspettava molto più pescato, però si è dovuto adeguare a questo tipo di cose. Specie prevalenti, con il tempo diciamo brutto tra virgolette, sono state parecchio pesce da fondo, perché il pesce bianco, il pesce da galla col mare mosso si è fatto desiderare. Ritengo che il nostro applauso vada agli atleti che l'hanno conquistata questa vittoria, e penso che alla disciplina della pesca in canna da riva serva in particolar modo come trascinamento. Sono ancora troppo pochi i praticanti di queste discipline, quindi mi auguro che questa vittoria faccia sì che altri vengano e si avvicinano a questa splendida disciplina. Primo classificato, Jacopo Collavoli Italia. Ci speravo, voglio dire, ti aspettavi, sai, la pesca è sempre pesca, non si sa mai come, cosa succede, che avvenimenti ci sono. Ci speravo perché, essendo in casa, essendo le squadre forti, essendo ragazzi preparati, poi era stata preparata bene. Peccato il tempo perché non credo che abbia messo tutti nelle condizioni migliori per pescare. Tanto che oggi ci è toccato interromperla a poco più della metà per questione di mare troppo mosso, però voglio dire, credo che tutte le nazionali siano state benissimo. Io, parlando con questo e con l'altro, mi sembravano tutti contentissimi, hanno mangiato sicuramente bene, perché questo lo devo dire, sono stati bene. San Benedetto l'ha accolti molto bene, devo dire, quindi bel coso. La pesca non è stata tantissima, ma con questo tempo non penso che potevamo attenderci più di tanto. Mi hanno fatto tutti grandi complimenti per l'organizzazione, per le metodologie di sorteggio, per tutte queste cose che secondo me forse sarebbe il caso di cominciare a esportare verso anche le altre nazioni. Terza classificata, la formazione della Spagna C, Spain C. Seconda classificata, second place, Italy B, Italia B.
livello organizzativo penso che siamo stati impeccabili grazie anche all'apporto della Federazione di Pesca Sportiva. E a livello tecnico abbiamo avuto degli ottimi risultati perché andiamo a vincere l'oro a squadre, l'argento a squadre e abbiamo tutto il podio a livello individuale. Formazione di Italia A, prima classificata, Italy A first position. E adesso anche per la classifica a squadre ascoltiamo l'inno nazionale italiano. Sì, l'anno scorso è stata una prova molto difficile in quanto l'Italia non conosceva il campo di gara, però siamo riusciti comunque a strappare appunto l'oro a livello individuale e il bronzo a livello appunto a squadre. Quindi l'anno scorso abbiamo ottenuto un discreto risultato, ma adesso abbiamo appunto avuto un'ottima rivincita. Io so che la nazionale italiana ha praticamente vinto tutto, questo è un orgoglio. Mi dispiace soltanto che le condizioni climatiche non siano state delle più idonee per il campionato, però alla fine penso che abbia vinto, mi auguro, il migliore comunque. Cosa porterà in più per le Marche? Certo, già la presenza delle telecamere ci porterà ad avere una visibilità e soprattutto spero che rimanga da parte degli atleti, delle società che hanno partecipato, la convinzione che nelle Marche siamo in grado di organizzare certi campionati a certi livelli. San Benedetto è una grandissima cittadina, molto bella, accogliente, con tanti posti ricettivi. Poi abbiamo un mare meraviglioso che ci permette a noi come associazione provinciale di svolgere attività agonistica sempre.